Ragazzi, oggi faccio la presentazione, lo spacchettamento, diciamo, del pacco Avon di campagna 2. Allora, all'interno del pacco c'è questo tappetino che è quello che si può mettere multiuso sia sul fondo del lavandino, sia in forno, sia sotto un tagliere, sia per sgocciolare le cose. Sembra davvero molto carino. Molto probabilmente da una parte va fatto per una cosa, no. La disegna sembra che si usi con le punte in su. Qua ci sono, questi sono i set di due bag di beauty per cosmetici. Ce ne sono due, uno era il mio. Questo è un vestito. Sembra molto bello il tessuto. Non so se si riesce a vedere. L'organizer multitask, fortunatamente è bianco perché la cliente lo voleva bianco, non si poteva scegliere il colore, non so perché, a gusto loro. E questa copertina col cappuccio, che carina. Poi all'interno ci sono alcune novità che sono mie, poi ve le presenterò in un video a parte. Il set per fare le trecce, secondo me non funziona, ma questo è un set iniziali con una lettera che non si trova, lettera I. Mi serviva anche la C, ma purtroppo non c'era, e ciò non è una cosa bella. Un bagnoschiuma alla lavanda. I cataloghi che ora mi sfoglio con Febre Matte, un rossetto matte venduto ogni secondo. Effettivamente sono molto molto belle. Vi faccio una piccola anticipazione: ci saranno delle nuove tonalità sia di tinte labbra che di rossetti matte. Io ne ho preso una tinta e credo anche un rossetto, vediamo se ci sono. Farò un video a parte. Questo, e finalmente mandano un catalogo in anteprima, cioè non solo quello successivo, ma uno ancora dopo, come facevano tanti anni fa, ma che hanno levato. Poi cose mie da leggere, tutto quanto. Poi dentro c'è un 3 in 1 fondotinta compatto. Speriamo che colore sia giusto, perché questo non ha un colore molto scuro. Purtroppo quello che comprava la cliente è una colorazione che non c'è. Secondo me questo è troppo scuro. Incrociamo le dita e vediamo. Questo dovrebbe essere il mio, sì, è la mia palette di ombretti nuova di una nuova collezione, ma anche questa ve la farò vedere in seguito. Crema Hydro Advance. E poi qui c'è un milione di rossetti Lippic Lip. Una cliente praticamente ha comprato quasi quasi tutte le colorazioni. Si è innamorata di questi rossetti e li ha presi tutti quanti. In mezzo a questi dovrebbero esserci anche le mie cose nuove. Questi sono ancora tutti i rossetti, praticamente di ogni colorazione. Extreme Mauve è veramente molto bello e a me piace tantissimo anche il Sangria Shock. Questo qua, ho preso un campioncino ed è assolutamente fantastico. Red Extreme Sangria Shock, così mi guardo un po'. Questo è il mio rossetto matte. E tra questa roba qua deve esserci anche il mio. Questo è ancora Epic Lip.
Non trovo l'altro rossetto, eccolo qua, dovrebbe essere qua. Sì, eccolo qui. Smalti e top coat. Smalti e top coat. Questo è, uno è corallo, ora che viene, dovrebbe venire dal corallo. E l'altro è un Decadence, che è un viola molto molto scuro. Sto alzando anche nebbia. Poi ci sono un po' di matite labbra, anche se qua sono i miei due correttori Neutral Light Medium. Io uso un quintale di correttore mattina per le mie occhiali. E un po' di matite occhi e labbra. Ah, questa no, è la mia matita nuova per le sopracciglia. Matita Coral, matita Deep Plum, semplicemente fantastica. Questa matita, questo è un ombretto in slip, un ombretto slate. Sa perché ho detto slip. E altre cose basta. Vi faccio solo vedere, se riesco ad aprirlo senza fracassarlo, il Sangria Shock. Che colore stupendo che ha! Assomiglia molto al Berry Blast, per quello che non l'ho preso, ma è semplicemente bellissimo. Non so se l'ho aggiunto nel blog, nelle fotografie, se non l'ho aggiunto, prossimamente lo aggiungerò. E poi io volevo sbirciare questo Red Extreme, perché sapete che io rossi e viola ho un amore folle per i rossi e i viola. È un rosso abbastanza estivo, molto più chiaro rispetto all'altro, e in base arancio anziché in base blu. Non è tra le tonalità di rosso che preferisco, quindi meno male che non l'ho preso. Bene, questo era il pacco di campagna 2, e se riesco adesso vado a provare un po' di novità e poi vi farò vedere le novità in campagna 3, e magari faccio qualche swatch e vedo se riesco a scrivere anche un post sul blog. Ciao ragazze.